tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglietta top down estiva che io ho deciso di chiamare Gardenia. Per poterla realizzare ho utilizzato il nuovissimo filato dell'Adrian Wool che si chiama All Season Color, almeno per me è nuovissimo, ma so che è in giro da un bel po'. Il colore che ho scelto io è il 101, guardate che meraviglia, non vi dà proprio la sensazione di primavera, di estate? Io adoro tantissimo questo colore, ma non vi preoccupate perché oltre a questo ce ne sono veramente tanti altri, tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa. Vi metto come sempre in descrizione il link. Guardate qui quali altri colori ci sono: questo che ha anche il lilla al suo interno e il rosa, molto bon ton. Oppure abbiamo questo con le colorazioni del mare, o questo dove abbiamo anche il Tiffany alternato al beige. Lo adoro, anche questo è fantastico, guardate che meraviglia, sono uno più bello dell'altro. Oltre a questi veramente ce ne sono anche altri, però come vi ho detto li trovate tutti disponibili sul sito. Per quanto riguarda il quantitativo, il gomitolo è da 50 grammi e misura 150 metri, quindi ha un ottimo metraggio. Si dovrebbe lavorare con un 100 piccolo, però io tipo il 3,3, io ho deciso di lavorarlo con un 100 del 4,5 per avere la lavorazione il più morbido possibile. Però mi raccomando, se avete una mano larga vi consiglio di andare a lavorare con l'uncinetto del numero 4 o anche del 3,5, mentre se avete una mano molto stretta il 4,5 va più che bene, il 5 no, perché altrimenti la lavorazione verrebbe troppo molla, e passatemi il termine, come si suol dire. Per quanto riguarda il quantitativo, come vi ho detto, essendo comunque un filato molto lungo, io per realizzare questa maglia top down, che è una taglia S, ho utilizzato solo 4 gomitoli, quindi 200 grammi. Ora quindi per una taglia M io vi consiglio 5 gomitoli. Naturalmente aggiungete un gomitolo in più se volete fare delle mezze maniche o delle maniche a tre quarti, forse anche 2 gomitoli, però no, secondo me per una taglia M un gomitolo solo basta. Stessa cosa, se siete una taglia S e volete fare le maniche, magari le maniche lunghe, aggiungete un gomitolo. Se invece volete fare solo qualche giro, tranquille, 4 gomitoli vi bastano, perché io del quarto gomitolo me ne è avanzato un pochettino. Se siete invece taglia L, mi raccomando, 6 gomitoli, taglia XL, 7 gomitoli. E come sempre aumentate di un gomitolo in più se volete fare le maniche. La lavorazione vi dico già che è semplicissima. Sono due giri che vanno sempre ripetuti e appunto permettono di fare il secondo giro, soprattutto permette di fare gli aumenti, quindi la lavorazione cresce bene, non troppo all'improvviso, è un punto veramente semplicissimo, quindi adatto anche alle più esperte. Come sempre vi dico, io non esagerate con le catenelle iniziali, ma puntate più che altro quando siete taglie più grandi o siete la mia stessa taglia, avete più seno, con gli aumenti per arrivare prima agli scalfi. Quindi ripeto, sono due giri che vanno sempre ripetuti. Potete fare anche questo vestito, questa maglia come vestito. Gli aumenti si possono fare anche i fianchi, infatti io dopo la vita ho fatto ulteriori aumenti e nel video tutorial vi spiego sempre come, e alla fine è semplice perché si ripete la parte iniziale, e quindi si possono fare tutti gli aumenti che volete e rendere questa maglia un vestito con gonna ampia. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete, scusatemi, come Elsa Faccio o Filati Elsa. Inoltre vi ricordo sempre che io in descrizione vi lascio anche il link al PDF nel quale vi scrivo, potete acquistarlo sempre tramite il sito, nel quale io vi scrivo passo come passo come realizzare appunto la creazione che mi vedete indossata. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Realizzare questa maglia o vestito, in realtà la sto lavorando, non sono ancora convinta se fare un vestito o una maglia, ma penso comunque più una maglia. Ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool che si chiama All Season Color. Io il colore che ho scelto è il 101, guardate che meraviglia, però vedete qui ci sono anche altri colori che potete sfruttare per realizzare appunto questa maglia, definiamola maglia per adesso. Per quanto riguarda la lavorazione, allora vi dico subito che io lavorerò con uncinetto sto lavorando con uncinetto del 4,5. Se avete una mano che lavora stretta va benissimo sempre il 4,5, non utilizzate il 5, vi viene troppo morbida la lavorazione.
Se invece avete una mano larga, andate a lavorare anche con l'uncinetto del 4 e o del 3,5. Fate sempre un campione prima di iniziare a fare la vostra maglia. Vi dico che il multiplo che andiamo a lavorare è un multiplo di 12 e io montando 108 catenelle ho uno scollo di circa 80 centimetri. Da qui a qui sono 40, quindi diciamo che lo scollo in totale è di un'ottantina di centimetri. Mi raccomando, taglia M, taglia L, non andate a mettere troppe catenelle in più, perché comunque stiamo parlando di 12 catenelle, quindi 12 catenelle, lo scollo va già benissimo se l'aumentate di 12 catenelle per una taglia M o XL e XL. Però se state lavorando con un filato o con un uncinetto più piccolo, in quel caso va bene andare a mettere anche due motivi in più, quindi 24 catenelle. Cercate solo, ripeto, di non fare troppe catenelle iniziali, perché lo scollo vi verrebbe troppo largo, quindi calcolate sempre che quando andate poi a lavorare il primo giro, lo scollo tende a cedere un po', quindi aumenta di quei 2-3 centimetri. Quindi la lavorazione, come dicevo, è un multiplo di 12. Io ho montato 108 catenelle e adesso vi faccio vedere su un piccolo campione come andare a lavorare. Naturalmente, per le taglie più grandi, poi prima di mettere, io poi nel tutorial vi dico come sono andata a mettere i marcapunti, quante volte ho ripetuto il motivo con gli aumenti, dove mi sono fermata. Ricordate sempre, taglia M o taglia L, di andare a fare sempre qualche giro in più con gli aumenti, almeno uno per la taglia M, due per la taglia L e XL, e poi di procedere dritti senza più aumenti fino ad arrivare a poter mettere i marcapunti. Quindi, detto ciò, vi faccio vedere appunto su un piccolo campioncino il lavoro. È semplicissimo, sono due giri che vanno sempre ripetuti. Iniziamo dal primo giro. Io qui ho il mio campione, sposto un po' questi qui. Mi alzo un po', ok, perfetto. E andiamo a lavorare subito facendo le nostre 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Vado nella maglia alta, se vado nella stessa catenella, vado a fare un'altra maglia alta. Salto una catenella e ricomincio da capo. Nella stessa catenella vado a fare 2 maglie alte, una e due. Quindi vedete, non sto facendo una catenella di separazione, quindi di nuovo salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare 2 maglie alte, una e due, e continuo così quindi per tutto il primo giro. Mi raccomando, quando finite il giro, per essere sicure di star lavorando bene, perché nel giro successivo inizieremo poi a fare gli aumenti, dovete essere sicure di avere un numero di gruppi di 2 maglie alte divisibile per 6. Se non vi trovate, se i gruppi non sono divisibili per 6, significa che avete sbagliato nel montare le catenelle. Quindi ricordatevi, quando finite il primo giro, andate a contare i gruppi di 2 maglie alte e fate in modo che il numero totale sia divisibile per 6. Io adesso continuo a lavorare il mio primo giro, vi farò vedere come terminarlo e iniziare poi il secondo, che è il giro che ci permetterà di fare gli aumenti. Sto terminando il mio primo giro, quindi io mi sono andata a contare le mie maglie, i miei gruppi di maglie alte e ne ho divisibili per 6. Quindi possiamo chiudere il giro. Per chiudere il giro entriamo nella terza catenella iniziale e andiamo a fare una maglia bassissima. Tirate leggermente il filo, questo ci serve per fare in modo che non si veda, si veda meno l'inizio e fine giro. Entriamo dove abbiamo fatto la maglia bassa nell'archetto, prendiamo la nostra asola e tiriamo in questa maniera. Scusate, ok. Rientro sul davanti, prendo il filo, esco, prendo il filo, esco dai fili sull'uncinetto e ho fatto la mia mezza maglia alta. A questo punto, catenella di separazione, andiamo tra i due gruppi di 2 maglie alte successive, andiamo a fare di nuovo una mezza maglia alta. Catenella di separazione, dobbiamo fare questo per 5 volte, quindi una, due, vado in mezzo ai due gruppi successivi e vado a fare la mezza maglia alta, 3, catenella di separazione, vado di nuovo tra i due gruppi di maglie alte successivo, quarta mezza maglia alta, catenella, vado nella successiva e ho fatto la mia quinta mezza maglia alta. Catenella di separazione e adesso facciamo l'aumento. Tra i due gruppi successivi andiamo a fare mezza maglia alta, catenella, rientriamo un'altra mezza maglia alta.
Questo ci permetterà nel giro successivo di avere un gruppo di maglie, di due maglie alte in più. Catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi di nuovo 5 mezze maglie alte. Quindi vado tra i due gruppi, prima mezza maglia alta, catenella, vado tra i due gruppi successivi, mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta e sono a 3, catenella, gruppi successivi, quarta, catenella, gruppi successivi, quinta mezza maglia alta, catenella di separazione, di nuovo andiamo a fare l'aumento, entriamo dentro, andiamo a fare mezza maglia alta, catenella, rientriamo di nuovo mezza maglia alta e si ricomincia da capo, quindi di nuovo catenella e di nuovo 5 mezze maglie alte, quindi una, catenella, vado tra i due gruppi successivi, 2, catenella, gruppi successivi, 3, catenella, gruppi successivi, 4, catenella, gruppo successivo, quinta mezza maglia alta e di nuovo vado a fare l'aumento, quindi catenella, gruppi successivi, mezza maglia alta, catenella, rientro mezza maglia alta, catenella e ricomincio. Bisogna fare questo per tutto il giro. Vado a terminare il giro, vi faccio vedere come terminare e come iniziare il secondo. Di nuovo, scusatemi, di nuovo il primo giro. Quindi mi trovo di nuovo che sto per finire il mio secondo giro. Devo andare tra l'ultimo gruppo di due maglie alte e anche in questo caso faremo l'aumento perché abbiamo fatto le ultime 5 mezze maglie alte, quindi dobbiamo fare l'aumento. Quindi entro tra gli ultimi due gruppi, mezza maglia alta, catenella, rientro mezza maglia alta, catenella, vado all'interno della mezza maglia alta iniziale e vado a fare una maglia bassissima. E si ricomincia il primo giro e andiamo a lavorarlo insieme. Tiro l'asola, lascio, vado dove ho la mezza, ho fatto l'archetto di una catenella, prendo l'asola e la tiro fuori, rientro con l'uncinetto sul davanti, prendo il filo, esco, prendo il filo, esco dai due fili sull'uncinetto e faccio un'altra catenella. Ho realizzato così la mia maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta e ora in ogni archetto di una catenella andiamo a fare le nostre due maglie alte. Vi ricordo di non fare la catenella di separazione in questo caso. La catenella di separazione va fatta quando abbiamo le mezze maglie alte, quindi due maglie alte in ogni archetto e bisogna fare questo per tutto il giro, quindi di nuovo due maglie alte in ogni archetto e vedete qui è dove abbiamo fatto il nostro aumento, quindi all'interno dell'archetto dell'aumento facciamo il gruppo di mezzi due maglie alte. Questo appunto ci permetterà di lavorare, di aumentare il nostro sprone, quindi di allargarlo. Benissimo, io continuo a lavorare in questa maniera fino a terminare di nuovo il primo giro e vi faccio vedere come andare a fare il secondo giro e vi spiegherò poi come continuare a fare gli aumenti da sole, perché alla fine capirete che è semplicissimo. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare a chiudere il giro e mostrarvi il secondo giro. Sto terminando quindi di nuovo il primo giro, devo andare a chiudere il giro, entro nella catenella che equivaleva nostra maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Mi tiro sempre con l'asola, entro dentro da dietro nell'archetto, prendo l'asola e la tiro fuori. Rientro sul davanti, prendo il filo, esco e ho la mia mezza maglia alta. Ora, se ricordate, nel giro precedente noi abbiamo fatto 5 mezze maglie alte l'aumento, questa volta ne andiamo a fare 6, quindi catenella, vado tra i due archetti, tra i due gruppi di due maglie alte e vado a fare la mia mezza maglia alta, catenella, successivo terza mezza maglia alta, catenella, vado tra i due gruppi successivi, quarta mezza maglia alta, catenella, gruppi successivi, quinta mezza maglia alta, catenella, gruppo successivo, sesta maglia, mezza maglia alta, catenella e vado a fare il mio aumento, quindi entro mezza maglia alta, catenella, rientro mezza maglia alta, catenella e ricomincio, quindi 6 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, e 5 e 6 mezze maglie alte, quindi catenella, andiamo a fare l'aumento, rientriamo mezza maglia alta.
catenella, rientriamo mezza maglia alta, catenella e si ricomincia. Naturalmente finirete sempre facendo 6 mezze maglie alte e vi troverete nell'ultima dove andrete a fare l'aumento, quindi nell'ultimo tra gli ultimi due gruppi andate a fare l'aumento e chiudete il giro. Ora, come vi dicevo, questi sono i due giri che vanno ripetuti. Per gli aumenti, come avete visto, noi nella prima aumento abbiamo fatto ogni 5 mezze maglie alte l'aumento. In questo secondo motivo, quindi nella seconda volta che stiamo ripetendo il secondo giro, ogni 6 mezze maglie alte. Quindi nella volta successiva, quindi per la terza volta che farete il secondo giro, dovete andare a fare 7 mezze maglie alte e l'aumento, e così via. Giro di mezze maglie alte successive, ogni 8 mezze maglie alte fate un aumento. Quindi ricordate, siamo partiti col 5 mezze maglie alte aumento, adesso ne stiamo facendo 6 mezze maglie alte aumento, successivamente 7 mezze maglie alte aumento. Per vedere che state facendo bene, dovete sempre terminare il giro con l'aumento. In questa maniera siete sicure di fare bene gli aumenti. Una volta che avete raggiunto la larghezza dello sprone necessaria, e io vi dico già che io alla fine ho ripetuto, sono arrivata a fare 7 mezze maglie alte l'aumento e mi sono fermata, perché come sprone per me andava benissimo, quindi non ho dovuto fare ulteriori aumenti. Però dopo nel tutorial, nel continuare il tutorial, ve lo spiego. Per le altre taglie dovete andare a fare comunque degli aumenti in più. Io direi di fare almeno un altro aumento per la taglia M e un altro aumento ancora per la taglia L e XL, quindi continuate sempre questi aumenti. Una volta terminati gli aumenti, come fare per non fare più aumenti? Semplicemente il giro delle mezze maglie alte diventerà senza più aumenti, quindi ogni giro sarà mezza maglia alta tra i due gruppi di due maglie alte e non si fanno più aumenti, quindi non dovete andare a fare più le due mezze maglie alte nella stessa base. Procedete tranquillamente senza appunto fare questo aumento e andate a fare i due giri senza gli aumenti fino ad arrivare a poter mettere i marcapunti, quindi a non stringervi sotto. E io ve lo spiego di nuovo anche qui, ma ve lo dirò anche sicuramente dopo, perché avrò già registrato, però preferisco dirvelo di nuovo. Io qui mi trovo circa 14,5 cm, che per una taglia S va più che bene, però per le altre taglie dovete fare sicuramente qualche giro in più. Quindi detto ciò, vi lascio la continuazione del tutorial in modo tale che capiate ancora meglio come andare a fare questo sprone della maglia. Or dunque, io sono arrivata a mettere i marcapunti. Allora, come vi avevo detto mentre vi spiegavo il motivo, alla fine io sono andata a fare gli aumenti fino a trovarmi 7 mezze maglie alte e l'aumento, e quindi sono arrivata a trovarmi 1, 2, 3, 4, 5 volte che ho ripetuto il motivo con gli aumenti. Poi ho fatto di nuovo altre due volte il motivo, ma senza più aumenti, quindi andando a fare sempre mezza maglia alta separata da una catenella senza più fare aumenti. Questo mi ha portato ad avere un totale di gruppi di 81 maglie alte, quindi gruppi di due maglie alte, io ho un totale di 81 gruppi. E vi dico anche che dallo scollo fino a sotto io ho 14 cm, e per me vanno più che bene appunto per il mio scafo. Mi raccomando, per le taglie più grandi, allora io direi per taglia M di andare a fare almeno un giro di aumenti in più rispetto a me. Taglia L andate a farne 2, taglia XL andate a farne 3. Però mi raccomando, se vi accorgete che comunque è ancora stretta come larghezza, e io vi dico anche, così vediamo un attimo, che dal punto qui a quest'altro punto io ho circa 56 cm, quindi in totale io ho 112 cm di larghezza. Dicevo, quindi prendendo dal punto qui al punto qui, mi raccomando, ho montato così in questa maniera, mi raccomando, però vedete un po' la larghezza. Una volta fatto questo, dovete andare a fare gli aumenti, poi la lavorazione fino ad arrivare a mettere i marcapunti. Secondo me, per la taglia M, dovete arrivare ad avere almeno 16-17 cm. Taglia L andate ad avere almeno una ventina di centimetri, taglia XL almeno 23 cm. Mi raccomando, però, quando raggiungete intorno ai 17 cm, che siate taglia M, L o XL,
mettete, cioè taglia L e taglia M e L, andate a mettere i marcapunti e provatela per vedere se va bene o se dovete sfilare o andare a fare qualche altro giro. Non esagerate troppo con gli aumenti, meglio è meglio se procedete senza aumenti e magari prima di mettere i marcapunti, se notate che vi stringe un po', fare un giro con gli aumenti. Quindi mi raccomando, tenete ben presente queste piccole informazioni. Detto ciò, quindi io come sono andata a dividere i miei marcapunti, i miei gruppi di maglie alte? Avendone 81, io ne ho messe 18 per maglia, per manica, quindi 18 da questa parte, 18 da questa parte, 23 gruppi avanti, 22 gruppi dietro. Mi raccomando, il gruppo dispari va sempre messo sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno. Se vedete che voi davanti avete più seno, magari andate a mettere anche di meno di maglie alte dietro e di più davanti. Tipo nel mio caso, se siete una taglia S, ma a differenza mia avete una terza di seno e non una seconda, dietro andate a mettere 21 gruppi di maglie alte e davanti ne andate a mettere 24, così da allargare ulteriormente un po' la lavorazione sul davanti. Perché tanto dietro, appunto, non avendo il seno, si possono fare delle maglie, si possono mettere dei gruppi in meno, mentre per le maniche taglia S lasciate come me. Per le taglie più grandi, io vi consiglio, almeno per una taglia M, di mettere per le maniche almeno un 22 maglie, sia a destra, cioè 22 gruppi sia a destra che a sinistra, e poi dividere il resto per il dietro e per il davanti. Taglia L, andate almeno a mettere tipo 24, se non anche 25 gruppi, mentre per una XL andate a mettere 26 gruppi. Mi raccomando, però, mettete sempre i marcapunti per essere sicure di fare la divisione giusta, perché dipende sempre da qualcuno magari alle spalle un po' più grosse, qualcuna magari ha il seno più piccolo nonostante sia una M. Quindi misurate attentamente, mettete i marcapunti e misurate sempre la vostra lavorazione per essere sicure che state facendo bene. Detto ciò, quindi io continuo a lavorare sempre con lo stesso punto, però come vi ho detto, non andrò a fare più aumenti. Dovessi aver necessità di fare qualche aumento perché tipo la voglio trasformare in un vestito, ho i fianchi più larghi rispetto al seno, e in quel caso per gli aumenti si va a fare come abbiamo fatto gli aumenti per lo sprono, quindi ogni tot mezze maglie alte, e io in questo caso vi consiglio di farlo dopo ogni 5, fate un aumento se dovete farne parecchio di aumento. Se invece dovete fare poco, magari dopo ogni 7-8 mezze maglie alte andate a fare l'aumento. Quindi possiamo iniziare la lavorazione. Io ho messo il marcapunti proprio qui per evitare di andare a spezzare il filo, quindi dove ho messo il primo marcapunti io mi trovo già con la lavorazione. È una cosa che faccio spesso proprio per evitare di andare appunto a lavorare Una cosa che non vi ho detto, scusatemi, è che io mi sono fermata facendo il primo giro, quindi non ho fatto anche il secondo giro quando ho ripetuto il motivo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, però nel settimo motivo ho ripetuto soltanto il primo giro. Il secondo giro mi servirà invece per andare a fare la lavorazione. Quindi scusate, non vi ho detto questo, ve lo sto dicendo adesso prima di iniziare a lavorare il corpo della maglia. Quindi, come dicevo, andiamo a lavorare il secondo giro. Ho chiuso sempre il giro con una maglia bassissima, quindi entro nella parte tra i due gruppi prima del marcapunti, entro in quello successivo, quindi del dietro, quindi questo è il davanti, entro tra i due gruppi, l'ultimo gruppo è quello dove ho marcapunti, lo levo così vedete meglio, e esco dall'altra parte. Prendo il filo e vado a fare la mia mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado a lavorare come ho sempre lavorato. Mezza maglia alta. Che è successo? Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive, mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado tra i due gruppi di due maglie alte successive e vado a fare la mezza maglia alta, e continuo così quindi fino ad arrivare al secondo marcapunti. Quindi veramente semplicissimo. Continuo a lavorare, vi farò vedere appunto come ripassare dalla parte dietro alla parte avanti.
Eccomi qua, sono arrivata al mio secondo marcapunti, quindi prendo sempre il filo, entro tra i due gruppi di due maglie alte del dietro, entro, esco con l'uncinetto da quelli due sul davanti, tolgo il mio marcapunti, prendo il filo e vado a fare la mia mezza maglia alta. Catenella di separazione e continuo a lavorare normalmente. Vado tra i due gruppi di due maglie alte, vado a fare la mia mezza maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio da capo e vado a fare così fino a terminare il giro. Vi farò vedere naturalmente un attimo come terminare e poi come si inizia di nuovo il primo giro, perché questo è il nostro secondo giro del motivo. Naturalmente, come vi ho detto, è veramente semplicissimo. Non so ancora se arrivata sotto al seno cambierò lavorazione, devo decidere. Non penso, perché mi piace molto come sta avvenendo, quindi non so se andare a cambiare la lavorazione o lasciarla in questa maniera. Penso che la lascerò così perché, come vi ho detto, mi piace appunto molto come sta avvenendo, che ricorda proprio un prato fiorito, quindi è bellissimo, un garden, è molto molto primaverile, molto estivo. Mi piace tantissimo questo sfumato, questo colore così sfumato. Quindi adesso io continuo, arrivo fino alla fine del giro, vi farò vedere sempre come chiudere, come iniziare, poi di nuovo a fare il nostro primo giro. Ecco qui, sto terminando quindi il giro, vado sempre a fare una maglia bassissima dove ho fatto la prima mezza maglia alta, tiro un po' la catenella, entro nel foro, prendo con l'uncinetto la catenella e la porto fuori, rientro dentro sul davanti. Prendo il filo, esco, vado a fare una mezza maglia alta e una catenella che equivale così alla mia prima maglia alta. Poi rientro e vado a fare un'altra maglia alta e torno a lavorare come ho sempre lavorato. Mi raccomando, come vi ho detto, per poter fare gli aumenti fate esattamente come abbiamo fatto per lo sprone. Io vi consiglio, se non dovete allargarla troppo, magari di fare anche dopo 6 o anche 7 mezze maglie alte il vostro aumento. Se invece, cioè, avete bisogno di aumentare parecchio, non andate a diminuire le mezze maglie alte, fate subito un aumento, tipo ogni 4 andate a fare un aumento, ogni 5. Dipende da quanto lo dovete allargare. Benissimo, allora io continuo così. Se vado a fare qualche aumento ve lo farò sapere. Devo ancora decidere alla fine se lasciarlo come maglia o farne un vestitino. Sono molto indecisa, visto che si possono fare molti aumenti, sarebbe bellino anche fare un vestito, però continuo a lavorare e vedo un po' come vado a terminare, se farne appunto una maglia o un vestito. Allora, io ho terminato la parte sotto della mia maglia. Vi dico che ho ripetuto il motivo 18 volte e poi solamente il primo giro, in modo da non finire con le mezze maglie alte, ma con le maglie alte. Per quanto riguarda gli aumenti, io sono andata a farli dopo aver ripetuto i due giri per 13 volte. Però gli aumenti non ne ho fatto tantissimo, perché io volevo che comunque la maglia fosse aderente al corpo, non tantissimo morbida, quindi non avevo bisogno di fare troppi aumenti, ma di avere un aumento più regolare. Quindi sono andata a fare un aumento laterale, quindi sia a destra che a sinistra, per ogni ultimo motivo, quindi dal 14esimo al 18esimo motivo sono andata a fare un aumento laterale. Quindi ogni volta che avevo il giro di mezze maglie alte, lateralmente andavo a fare due mezze maglie alte nella stessa base, in modo appunto da avere lo stesso tipo di aumento che avevo qui in avanti, solo che l'ho fatto solo lateralmente. Ripeto, questo perché non mi serviva aumentare troppo e volevo un aumento più graduale, in modo tale che la maglia rimanesse aderente al mio corpo. Quindi mi raccomando, se anche voi non dovete fare un aumento esagerato, invece di andare a fare, come avevo detto, un aumento ogni 5 o 7 o 8 mezze maglie alte, andate a fare solo lateralmente. Questo se non dovete aumentare di molto. Se dovete aumentare di molto, invece vi consiglio di fare più aumenti in un giro e poi scendere mano a mano, dipende sempre molto dalla vostra fisicità. Detto ciò, ho deciso comunque di non fare le maniche, voglio sfruttare questa maglia in estate, quindi niente maniche, mi va benissimo così. Quindi anche questa maglia è terminata.